Ciao amici e bentornati a un video sul canale. Io sono Maui, per chi non mi conosce, e tratto di Genshin Impact, giochi gacha e giochi Nintendo, particolarmente Pokémon. E siamo qui oggi proprio per Pokémon, perché un paio di settimane fa c'è stata la presentazione alla Nintendo Direct, esattamente il 27 di febbraio, anniversario dei Pokémon, in cui ci aspettiamo sempre una bellissima Pokémon Direct piena di succulente novità. E a sto giro ci hanno veramente, veramente regalato qualcosa di molto, molto, molto interessante per quanto riguarda le nuove generazioni. Quindi, dato che il giorno in cui è uscita non ero a casa e non ho potuto fare una reaction in diretta, ho deciso di riguardare il video a distanza di un paio di settimane e commentarlo insieme a voi, vedendo un po' che cosa ne è uscito, cosa ne pensiamo, cosa vi è piaciuto di questo video, vi piacciono gli starter? Mi commentate tutto nel video qui sotto. Intanto prepariamoci a riguardarci insieme il trailer e a fare le nostre considerazioni su quello che saranno i nuovi titoli Pokémon, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. E anche su per quanto riguarda i titoli avremo qualcosa da dire al riguardo, perché diciamocelo, non è che siano proprio bellissimi, ma vabbè, ne parliamo dopo. Intanto via col trailer, andiamo. Allora, io devo dire che quando il trailer è partito e ci siamo trovati questo mino sulle scale mobili così con una torcia in mano, io ho subito pensato è Detective Pikachu. Non so come mai, però già col fatto che lo sto aspettando, penso che ci sarà un secondo, perché comunque è rimasto con un finale abbastanza aperto sia il film che il gioco, ho detto secondo me potrebbero anche averci portato il volume 2. Tuttavia, siamo in tempi per una nuova generazione, quindi non ero del tutto convinta di questa cosa. Ma questo tizio che gira così per gli studios di Game Freak un pochettino mi ci ha fatto pensare. Poi, ovviamente sappiamo già cosa hanno annunciato dopo, quindi... Però lì per lì, ragazzi, vi giuro, in questo momento lì a dire dai, Detective Pikachu, strano, perché mi aspettavo il gioco nuovo dopo gli ultimi giochi, non proprio appunto del filone principale della saga, ma un po' spin-off. Mi aspetto adesso la nuova gen, e invece no, e invece poi ce l'hanno data la nuova gen, ma adesso ne parliamo. Comunque ho amato tantissimo il fatto che abbiano deciso di fare questa ambientazione con questa prima parte rappresentata in realtà, quindi un mix tra poi mostrarci il videogioco in sé, ma fare vedere anche questa scenetta recitata da questo tipo. È stata molto molto carina. Ma adesso parliamo di quello che abbiamo visto nel trailer e dopo commentiamo, diciamo, insieme i punti più importanti, soffermandoci su questi. Ora godiamoci proprio il trailer. Eccoci qua. Quando ho visto questa immagine, innamorata. Sempre una grafica che... Però vedo il leggero miglioramento e spero che sia solo un incipit a migliorare. Poi lo sapete, a me purtroppo io sono proprio la fan Pokémon base. Vedo i Pokémon nell'Overworld, che era il sogno di quando ero piccina, e sono già felice. E lo so che è un problema, però io sono contentissima di vederli andare a giro così. È sempre una bella emozione. Poi devo dire, le ambientazioni non mi dispiacciono, c'è da vedere poi come sarà effettivamente il gioco. Però lo trovo molto molto carino e sono emozionata. Sì, tutte le volte c'è una nuova generazione, mi sembra di tornare a quando avevo 5 anni, quando ero piccolina e giocavo ai primi giochi. Per quanto riguarda la regione, con i miei amici abbiamo fatto anche un toto. È Spagna? È Italia? Non lo so, però so che questa zona è la mia preferita. Io non so quale altro ci sarà, ma questa è la mia casetta dei sogni. Voglio andare a vivere in questo posto. Comunque, il personaggio è molto più dettagliato rispetto agli scorsi. Poi parleremo un attimo della cartina che si vede in questo video. Comunque, al di là di tutto, termina la presentazione del posto, che ci ha dato qualche immagine molto molto rapida, e adesso c'è la vera chicca, perché non c'è una vera e propria presentazione Nintendo di Pokémon se non c'è il starter. Eccoli qua. Sono carini, tutti e tre mi piacciono, anche se io ho un particolare amore per il gattino, e potete ben immaginare, però ammetto che a questo giro li trovo tutti molto molto carini. Sui titoli ho qualcosa da ridire, perché Scarlatto e Violetto non mi piacciono. Scarlet and Violet secondo me suonano un po' meglio, quindi li chiamerò Scarlet and Violet io. E la cosa bella è che il gioco arriva quest'anno, a fine 2022. Non dobbiamo aspettare il 2023, ma arriverà qui nel 2022. Ottimo. Detto questo, concentriamoci sulle cose importanti che abbiamo visto durante questo trailer. Sicuramente l'argomento che ha portato più scalpore in assoluto sono sicuramente i tre starter: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, con rispettivamente Sprigatito Erba, Quaxly Acqua e Fuecoco Fuoco. Fuecoco Fuoco, non me lo sarei mai aspettato. Ad ogni modo, ovviamente per adesso di loro non sappiamo niente. Ci possono dare però un'info per quanto riguarda la regione. Ovviamente prendete tutto sulle pinze, perché sono riflessioni mie, però
Il nome Spirit Gatito fa pensare a qualcosa che possa essere un po' spagnoleggiante o che riguardi l'America Latina. Staremo a vedere. Ad ogni modo, per quanto riguarda gli starter in sé, al momento non sappiamo assolutamente niente, come è giusto che sia, ma su internet è già iniziata la caccia tra disegnatori di fan art che si immaginano come saranno le evoluzioni degli starter e coloro che stanno cercando in tutto modo qualche minima informazione per capire effettivamente come si evolveranno questi Pokémon. Sicuramente lo scopriremo nei prossimi mesi e magari in particolare alle 3, perché alle 3 io mi aspetto di vedere un video aggiuntivo rispetto a quello che abbiamo visto con qualche novità in più per quanto riguarda il gameplay e anche magari leggendari, perché lo sapete, il gioco Pokémon principalmente si sceglie dal leggendario che ci piace. Per quanto riguarda la regione, mi allego al discorso precedente per quanto riguarda il nome di alcuni degli starter che fanno pensare si tratti di appunto una regione come la Spagna. In un frame, durante il trailer, si osserva una pseudo cartina. Ricordiamoci che le cartine in questi giochi ci danno sempre un incipit su poi effettivamente la regione, come quando hanno annunciato Galar e già si vedeva una regione appunto che ricordasse un pochino l'Inghilterra nei giochi precedenti. E questo ha fatto poi arrivare al discorso che Galar rappresentasse in parte l'Inghilterra, cosa che effettivamente è vera perché Galar è una rappresentazione bene o male del Regno Unito. Quindi, stesso discorso, la cartina in questione fa pensare a una regione che ricordi, lontanamentissimo parlando, alla Spagna. Però perché no? Questo piccolo dettaglio più il nome di alcuni starter potrebbero essere indicatori di effettivamente una regione spagnoleggiante. Alcune cose me l'hanno anche ricordata dalle piazze, ci sono alcuni dettagli che mi hanno effettivamente ricordato tutto ciò. Poi ovviamente si starà a vedere, però noi si fa per parlare. Secondo voi di che regione si tratta? E soprattutto, ragazzi, qual è il vostro starter preferito? Io ovviamente vado per il gattino, innamoratissima, con le mie belle cuffie. Siamo fierissime io e le cuffie di portarci a casa uno starter con le orecchie come le nostre. Però devo dire che a questo giro sono tutti molto 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 carini. Quindi è una scelta dura. E quindi mi aspetto anche che per voi sia una scelta dura scegliere. Poi c'è chi dice perché scegliere alla fine li otteniamo tutti. Vero e non vero, però si sa che poi il personaggio con cui si inizia è quello con cui poi si condivide la maggior parte dell'avventura, quindi rimane sempre con un posticino un po' speciale nel nostro cuore. Ultima cosa che possiamo commentare per il momento, in attesa poi effettivamente di altre novità che vedremo secondo me non prima delle 3, i titoli: Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, scarlatto e violetto per noi. Perché questi titoli? Allora, diciamo che Pokémon ha sempre dato dei titoli un po' particolari, siamo passati dai colori alle pietre preziose, alle lettere dell'alfabeto, fino ad arrivare a spada e scudo. Scarlatto e violetto hanno un senso se si mettono insieme, intendendoli in questo modo. Scarlatto, rosso, sta a indicare gli infrarossi, mentre violetto, viola, sta a indicare i raggi ultravioletti. Io me la sono figurata così e chiacchierando con i miei amici questo è quello che è emerso. Possibilmente, probabilmente è proprio questo il motivo, però tanto lo sappiamo che alla fine i titoli di Pokémon sono un po' strani. Non ci affidiamo troppo al titolo del gioco Pokémon effettivamente per il gioco Pokémon in sé, perché alla fine X e Y, ok, giallo, rosso, blu, ok. Diamante e perla. Comunque hanno sempre un significato che sono due cose che stanno vicine ma distanti. Quindi collegamenti di colori, collegamenti di pietre preziose, lettere dell'alfabeto. A questo giro ci potrebbe essere questa questione tra appunto onde e raggi ultravioletti e infrarossi, insomma. Staremo a vedere, però ecco, volevo dirvi anche questa perché secondo me molte persone quando hanno letto i titoli hanno detto: ma il senso, e senso i titoli Pokémon non ce l'hanno più di tanto, ma forse un briciolo di senso c'è anche qui. Poi che c'entrino qualcosa effettivamente con la storia lo scopriremo vivendo. Però io tutto quello che sapevo, che mi sono un pochino immaginata, mi sono figurata, ve l'ho racchiuso in questo video, così da poter appunto parlarne insieme e commentare quello che effettivamente abbiamo visto. Ditemi la vostra nei commenti, ovviamente, se siete curiosi, se avete voglia di comprare questi giochi, se vedete dei passettini in più rispetto agli scorsi, o se pensate che siamo sempre sul solito livello e per ora non ci siamo ancora evoluti. Io mezzo e mezzo, ovviamente questo trailer è troppo corto per avere un'idea effettivamente ben costruita su effettivamente il gioco sarà meglio della grafica di un Pokémon Legend di Arceus, però secondo me qualche piccolo miglioramento lo vediamo già. Ad ogni modo, io vi ringrazio di essere stati con me fino adesso, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per i prossimi video, sia a tema Pokémon che a tema Genshin, che a tema anche giochi gacha come ad esempio Cookie Run Kingdom. Qui c'è un po' di tutto e vi invito a seguirmi sul sito Viola dove faccio live tutti i giorni della settimana, escluso il sabato, o alle 15 o alle 21, dipende dai miei impegni.
Ad ogni modo, vi lascio anche tutti i social in descrizione se vi volete iscrivere su Instagram e tutto l'altro per sapere appunto quando ci saranno effettivamente nuove live, nuovi video e tutto. E io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!